Buongiorno a tutti, io sono Ted. Buona festa della liberazione della clinica. Bello, oggi sono 4 anni. 4 anni di quando Selena Gomez usciva dalla clinica. Auguri! Lì per esempio c'è la musica, come ora c'è la canzone di un Messi Maol e la vuoi che sentir, bello! Bello veramente, vero? Ragazzi, è tornata di nuovo la festa della liberazione della clinica, un evento sensazionale! Viva Selena Gomez sempre! Ragazzi e ragazze, tutti i fan di Selena Gomez oggi siamo in festa grande, grande festa! Oggi è la festa della liberazione della clinica! E oggi si esce con questa cassa! Con questa cassa! Per strada! La musica più bella di Selena Gomez! Oggi la ascolteremo qui! Sia qui che anche per strada! Perché per Selena Gomez si fa questo ed altro! Che Selena Gomez è grandissimissimissimissima! Viva Selena Gomez sempre! Auguri a tutti per la festa della liberazione! La liberazione della clinica! Yuh! Ragazzi, oggi siamo di festa! Di festa grande, molto grande, perché oggi sono i 4 anni di quando celebravamo dalla clinica. E vai! Ragazzi, ancora ascoltiamo un'altra canzone dell'album Kissing Tell di Selena Gomez and the Scene. Il fascino più grande. Ragazzi, nonostante l'orario, che sono quasi le 2 di notte, ma noi stiamo festeggiando così questi 4 anni della liberazione della clinica di Selena Gomez con le canzoni qua nel letto. Bella, vero? Peccato che qua alle mie palle non c'è la Radio Gomez, però ne basta la pena lo stesso, perché la musica la ascoltiamo sempre lo stesso. Quindi ragazzi, quello che vi dico è di seguire Selena Gomez sempre, di ascoltarla, di amarla e di onorarla per sempre, perché la festa oggi è importante, anche se non si celebra. Ma noi la stiamo festeggiando, nonostante l'orario, ragazzi, come possiamo vedere, sono quasi le 2 di notte e noi festeggiamo questi 4 anni della liberazione della clinica! Iu! Bene, io vi saluto! Ci vediamo al prossimo video, mettete un mi piace, iscrivetevi al nostro canale YouTube e viva Selena Gomez e festeggiamo questi 4 anni della liberazione della clinica, di quanto 4 anni fa Selena Gomez lasciava la struttura psichiatrica. Ciao a tutti, al prossimo video!
mettete un mi piace e iscrivetevi al canale YouTube. Ciao, al prossimo video! Bentornati! Anche quest'anno la festa della liberazione. Oggi martedì 8 novembre 2022 celebriamo la festa della liberazione. La festa della liberazione della clinica, la festa più importante dell'anno, che la stiamo festeggiando soltanto ora che siamo in piena notte, sono quasi le 2 di notte, ma noi ce ne freghiamo, perché alla fine la festa oggi sarà festeggiata qua, per strada, con tutta la sua più grande musica, come sempre qua, ad esempio alle mie spalle c'è il telefono acceso con la musica. E niente, oggi si festeggia solo così, niente diretta, niente musica nel passetto, cioè la musica c'è però è breve, ma io quello che vi dico è sempre questo, oggi sono 4 anni della liberazione della clinica, quando Selena Gomez è stata dimessa dalla clinica psichiatrica dove era ricoverata nell'ottobre del 2018. Ragazzi, io quello che vi dico è questo, ragazzi, oggi siamo di festa, giornata festiva, non per niente lavorativa, ma noi mettiamo sempre così, facciamo, perché mai siamo davvero liberi da tutto ormai, e lo saremo per sempre adesso liberi. Sono passati 4 anni dalla liberazione, ne vado fiero, perché ci siamo liberati da una brutta clinica psichiatrica. E niente, poco fa Ted mi ha detto tutto, no? Ha dimenticato di dire la data, oggi è l'8 novembre, oggi è data importante per tutti i selenators, no? Perché lo sapete già oggi che giorno è. Oggi è la festa della liberazione della clinica, detta come la festa dei selenators. E anche perché è una festa importante questa. Sono quasi le 2 di notte, ma noi ci divertiamo ora. C'è la musica, come per esempio stiamo ascoltando qua adesso, c'è la canzone Perfect, questa è la canzone del Lavo Revavo, un gran successo mondiale veramente. E niente, oggi si festeggia in musica, torna la musica ufficialmente, anche se la regola è stata abolita per quale motivo, ma va, si festeggia, oggi si festeggia, quindi libertà, liberi, siamo liberi da quella clinica maledetta, perché per Selena Gomez si fa questo ed altro, perché Selena Gomez è un artista, e dimostriamolo a tutto Siracusa e provincia che Selena Gomez è un artista. Ragazzi, io quello che vi dico sempre in questa nottata di festa, anzi giornata di festa, diciamo, perché Selena Gomez è grande, no? Grande, veramente grande, il cuore grande, lo dica, fa un bacio veramente così grande, perché Selena Gomez è veramente grande. Qua con la foto più bella, quando era 17enne, credo, lo dimostra, perché qua siamo tutti i suoi fans. Oggi siamo di festa, liberazione, la libertà, la festa della libertà, questa è. Tutta la sua musica, quella più bella, quella che ci ha conquistato. E niente, noi siamo contenti. Oggi siamo contenti, siamo della liberazione. Libertà, una festa importante, perché Selena Gomez si merita questo ed altro. Ottimo, ragazzi, grazie, anche se per quest'anno la festa della liberazione stiamo celebrando a quest'ora di notte, però ne basta la pena, perché tanto o di notte o di giorno è la stessa cosa. Ma oggi però vi faccio vedere una cosa, oggi si esce con quella cassa. Eh sì. Perché questo? Perché per Selena Gomez si fa così. Per la strada useremo quella cassa, me ne foto se la gente ride, me ne foto se guardano. Oggi è festa. Ci
ce ne freghiamo, oggi è festa, festa grande, libertà, un applauso, libertà, a lei veramente, perché oggi siamo di festa, è festa, festa, festa grande. Ragazzi, è davvero incredibile, perché siamo di festa oggi, oggi siamo di festa. Beh, 4 anni della liberazione della clinica, ok, anche se siamo nel cuore della notte, beh, noi ci divertiamo lo stesso, perché alla fine per Serena Gomez si fa questo ed altro, perché io faccio sempre così. Adesso ascoltiamo la grande canzone Re, quella che ci ha conquistato veramente, anche questa, no? La canzone Rare, un gran successo che oggi ascolteremo sia nel passetto che anche in quella cassa a non finire. E niente, ragazzi, guardate, adesso vi faccio vedere anche che ore sono veramente, guardate qua. Sono quasi le 2, 1:53, è quasi già. Beh, che me ne importa dell'orario. Ragazzi, siamo di festa oggi, festa grande. Qui c'è la radio, cioè per dire la radio, una volta c'era la radio qua, eh? Con la grande canzone Rare, di questa grande, grande, grande hit mondiale. Ragazzi, è così. Perciò, quello che vi dico è sempre di seguire questa cantante, no? Anche se oggi siamo di festa. Festa grande oggi. Liberazione, 4 anni dalla liberazione. Oggi martedì 8 novembre 2022, festa Selena Torres, festa dei Selena Torres, della liberazione della clinica. Beh, certo, la festa non c'è quest'anno come l'anno scorso, tutti gli altri anni. Quest'anno la festa è diversa, solo così. Stiamo celebrando a quest'ora di notte, sono quasi le 2 di notte. Vabbè, fanculo, ormai ci divertiamo così, lo stesso, fan 13 se è notte. Anzi, mi faccio vedere, qua è buio, è notte della fonda, le 2 di notte. Vabbè, io tanto. Beh, oggi esciamo con la cassa qua. Mira che bella cassa, guardate, spettacolare. Infatti oggi qua, come possiamo vedere nel calendario, l'8 novembre è rosso. Rosso, è rosso, perché è davvero festivo. Giustamente, ragazzi, l'8 novembre da ben 3 anni nei nostri calendari, l'8 novembre è festivo, è rosso, perché è la festa della liberazione, la liberazione della clinica. Di quando Selena Gomez usciva dalla clinica ben 4 anni fa. Guardate anche qua nel nostro nel calendario, questo qua è segnato qua la festa, no? E già sono le 1:55 di martedì 8 novembre 2022. La festa è importante, no? Oggi stiamo festeggiando questo anniversario come l'8 novembre della nostra vita. Bello, io saluto veramente tutti, veramente proprio così grande. E niente, vedete qua, stiamo suonando, no? Sono le 2 di notte, però ne basta la pena. Beh, io quello che vi dico di seguire questa grande artista. Selena Gomez è grande, no? No, perché ora ha 30 anni, ma bene, ne basta la pena. Qui per esempio era giovane, qui aveva 17 anni, questa qua fa parte della canzone Naturally. Bella, vero?
bellissima. Qui poi abbiamo la copertina dell'album Rare, che oggi è la canzone Rare che abbiamo appena ascoltato poco fa, la sentiremo migliaia di volte. E questa qui, la canzone Ring, ancora di più, perché questa la mettiamo una sola volta, però in questa cassa la mettiamo una sola volta, perché oggi è festa. Beh, non lo so se usciamo con la cassa oggi, vediamo come sarà il tempo, anche la situazione meteo, no? In meteo. Si vedrà. Pensiamo oggi che è festa. Festa, festa, festa grande. E tutti noi fans, oggi è festa grande. Adesso vediamo. Adesso vi saluta il nostro caro amico Ted. Ciao! Oggi è festa! Sono già le 2 di notte! Oggi è festa, ragazzi! Viva Selena Gomez! Auguri! Oggi 8 novembre! Sì, la festa della liberazione! Sì! Puoi dirlo forte! Ciao a tutti, auguri! Sì! Sì, anche Ted ci fa l'auguri della festa della liberazione della clinica, ragazzi, è importante questa festa, anche se quest'anno la festa non la stiamo celebrando, purtroppo i soldi sono finiti, e purtroppo si dice le cose, il prete senza soldi non canta messa, questo è giusto, no? Senza soldi non si canta messa, no? Fanno 13, tanto forse il prossimo anno la possiamo celebrare la festa della liberazione. Chi lo sa? Chi lo sa se il prossimo anno festeggiamo la festa della liberazione? Ma io... sì, forse il prossimo anno la possiamo celebrare. Ragazzi, sono già le 2 di notte. Sono appena scattate le 2 di notte e c'è partita la canzone Round Round di Selena Gomez and the Scene. La canzone quella più bella. Ale, la canzone Round Round di Selena Gomez and the Scene, la magnifica Tall Rain. Poi qua abbiamo la famosa canzone The Una Ways. Era giovane, 28 anni qua, insomma, ragazzi, oggi che siamo di festa, ma festa, festa, questa è la festa, questa è la festa e questa è l'artista, la cantante più bella del mondo. Lo sappiamo già che Selena Gomez è la migliore cantante del mondo, lo dimostriamo qua soltanto le sue melodie, giorno e notte, di giornata, sempre le stesse canzoni, zucchete, 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 perché questa è l'artista, questa è l'artista, no? Ariana Grande, oppure Katy Perry, Dua Lipa, quelle sono cantanti di merda, certo, scusando la parola, però, calma, questa è l'artista, yeah! Sì. Beh, siamo quasi alla fine del video. Io quello che vi dico adesso è un augurio. Ragazzi, è tutto. Vi auguro una buona festa della liberazione della clinica di Selena Gomez, una buona festa a tutti i fans. Io vi ringrazio per aver visto il nostro video. Mettete un mi piace, un like, un commento, iscrivetevi al nostro canale YouTube e che vi devo dire? Buona festa della liberazione e libertà! Che ragazzi siamo liberi! Saluto Massimiliano a tutti e grazie di aver visto questo video e vi auguro una buona festa della liberazione della clinica. A tutti, arrivederci e al prossimo video, che speriamo che vi sia piaciuto questo video, mi piace, mi raccomando, un like e anche iscrivetevi al nostro canale
YouTube. Ciao ciao! Arrivederci! Quindi con la canzone Round Round, adios, ce ne andiamo! Al prossimo anno, auguri e buona festa della liberazione! Ciao!